La Giunta Municipale, riunitasi informalmente a Palazzo Iacono, ha preso atto dello schema di massima del Piano Regolatore Generale di Vittoria. Lo strumento urbanistico atteso da tempo ben presto sarà presentato alla città dopo la presa d'atto della Giunta e delle nuove modalità sulla quale si muove, vale a dire su un sistema di perequazione edilizia. La bozza passerà al vaglio delle associazioni di categorie per poi approdare in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Intanto a tenere banco sono le singole varianti al PRG, come quella relativa al sito in cui dovrà nascere la stazione dei carabinieri di Scoglitti. Il sito era già stato indicato nella precedente bozza di PRG. Su questo punto se l'ha chiesto maggiori chiarimenti e delucidazioni, intanto per capire le ragioni di tale scelta, invece non optare per la scelta di un sito di proprietà del comune. A rispondere il vice sindaco di Sella in Sicilia. Noi diciamo che in questo dibattito, insomma, su questa individuazione ci sono diverse ipotesi. Noi propendiamo per un'ipotesi che riguarda già un terreno in parte, in cospicua parte già del comune e quindi senza ulteriori oneri a carico del comune per quanto riguarda il sito, tra l'altro molto vicino al sito dove veniva proposta la variante, quindi verificheremo la possibilità che questo sito sia individuato e portato avanti come per, diciamo, risolvere questa problematica. Il piano regolatore vecchio prevedeva un sito però che è molto distante, diciamo, dal centro abitato, e quindi anche di concerto con i carabinieri si è vista la possibilità e si sta verificando la possibilità di individuare un sito più centrale. Questa è la questione aperta. Credo che tutto questo poi vada a fare, diciamo, da cornice invece al problema fondamentale per la quale già ieri abbiamo avuto una giunta informale, che è quella dell'adozione del piano regolatore, della variante generale del piano regolatore generale, che cambia un po' il metodo di impostazione, nel senso che si va verso la perequazione e non più verso gli espropri.